Siamo davanti alla Valsila di Trieste, l'ex Grandi Motori, e siamo con Sascha Colaiutti. E siamo qui per parlare di un caso di grave discriminazione sindacale e di un tentativo di deportazione nei suoi confronti. L'OSB ha organizzato qui un presidio di solidarietà, ci sarà una manifestazione nazionale, però ricominciamo da capo per raccontare questa storia. Sascha è stato un dirigente sindacale per molti anni della FIOM e da qualche settimana ha deciso insieme ad altri compagni di passare a USB. In questo passaggio c'è il rientro in fabbrica. Raccontiamo un po' cos'è successo. Il mio rientro ovviamente è subordinato intanto alla mia scelta di aderire a USB, ovviamente questa scelta è derivante dal percorso che noi come segreteria, quindi come componenti dirigenti provinciali della FIOM abbiamo fatto negli ultimi mesi a fronte di quella che è stata la firma del contratto nazionale sui metalmeccanici e di quella che è stata la nostra valutazione di chiusura degli spazi, non solo riguardanti ovviamente la contrattazione e quello che questo contratto nazionale impone, ma anche la chiusura vera e propria degli spazi di critica e di opposizione interna alla FIOM e alla CGIL. E contiamo che tu dirigevi la FIOM. Io ero segretario provinciale della FIOM, ovviamente ho dato le dimissioni per provare attraverso un rilancio dell'iniziativa, quindi io mi sono dimesso per misurare anche il mio direttivo, provando a proporre un percorso molto più complesso, molto più difficile, rilanciando l'iniziativa sul territorio. Territorio che qui aveva dato una grande segnale di opposizione al nuovo contratto nazionale. Certo, perché è evidente che in quei territori dove si è riusciti a spiegare bene i contenuti dell'accordo sul contratto nazionale, è chiaro che i lavoratori hanno risposto chiaramente bocciando quell'intesa. Qui ovviamente, ed è stato uno dei motivi sia di dissenso ma anche di pesante confronto con la FIOM nazionale, noi ovviamente abbiamo spiegato i contenuti nel merito, ci siamo confrontati con i lavoratori nelle aziende e il dissenso ovviamente è arrivato e si è palesato nei numeri. Quindi voi avete contrastato il contratto nazionale e poi di conseguenza avete aperto una discussione dialettica con la FIOM nazionale e avete deciso di lasciare l'organizzazione. A questo punto tu, come che eri in distacco sindacale, sei rientrato in fabbrica. E che cosa succede? Ma io ho comunicato all'azienda l'intenzione di rientrare a partire dal 1° giugno, questo ovviamente è avvenuto nei primi di maggio. L'azienda inizialmente si è dimostrata disponibile al mio rientro, insomma, anzi, nel senso, tutte le pratiche, diciamo, formali sono state eseguite proprio per questo, e poi è successo che improvvisamente, anche diciamo con il palesarsi della mia uscita dalla FIOM e dell'ingresso in USB, l'atteggiamento è completamente mutato. E il 1° giugno io non sono rientrato, ma mi è stato chiesto di tornare il 5 giugno. Il 5 giugno sono tornato e mancavano delle carte. Poi il 6 giugno sono ritornato di nuovo qui, sono rimasto qui praticamente 8 ore davanti ai cancelli aspettando che l'azienda decida di farmi entrare, quindi di farmi riprendere il lavoro. Io ovviamente il mio lavoro è un lavoro, sono un operaio di terzo livello, un montatore meccanico, e quindi io ho chiesto di ritornare a ricoprire il mio ruolo, e quindi ho aspettato qui. L'azienda anche quel giorno, quindi il 6 giugno, non mi ha ricevuto con delle scuse, adducendo che la mia comunicazione del rientro non era stata inviata, prima non era stata inviata, poi era stata inviata ma non attraverso la PEC, e poi mi è stato detto di ripresentarmi il 7 giugno qui davanti alle 8:30 perché finalmente sarei riuscito a rientrare. Il 7 giugno c'è stata la grande sorpresa. Io sono arrivato qui, ho trovato dei dirigenti aziendali ad attendermi
davanti i tornelli, quindi io non sono nemmeno riuscito a superare i tornelli della portineria. Sono stato portato in un ufficetto qui della vigilanza, e in questo ufficetto mi è stato sostanzialmente detto che le condizioni erano cambiate, che la mia professionalità sarebbe stata più proficua altrove, e quindi mi è stato consegnato una lettera che mi comunicava formalmente il mio trasferimento a Taranto, quindi a 1000 km di distanza, a partire dal 3 luglio. Come aggravante, dato che era sostanzialmente il 7 giugno, il mese che avrei passato qui a Trieste, l'azienda mi ha detto che potevo tranquillamente starmene a casa pagato. Quindi, oltre ad avermi trasferito, c'è anche proprio questa intenzione da parte dell'azienda di non farmi nemmeno avvicinare al mio posto di lavoro. Ricordiamo che la tua professionalità che hai richiesto a Taranto qual è? La mia professionalità a Taranto ha una storia in cui tutte le ristrutturazioni aziendali che io ho affrontato con questa dirigenza, ho partecipato ovviamente alle trattative. Taranto è una piccola base, diciamo così, in cui c'è un'officinetta che storicamente l'azienda avrebbe sempre voluto chiudere. Io sostanzialmente andrei a fare il guardiano degli attrezzi, perché questa... Quindi siamo di fronte a un tentativo di deportazione per impedire che una persona che si è qualificata come nella lotta politica e sociale in questa città possa rientrare nella sua fabbrica. È chiaro che questa azienda sta dimostrando, oltre che un'inaudita scorrettezza e anche meschinità dal mio punto di vista, ha dimostrato per l'ennesima volta di rifiutare una rappresentanza sindacale legittima, soprattutto se questa proviene dal riconoscimento vero dei lavoratori e non dalla burocrazia sindacale, tanto più che uno dei motivi su cui USB ha lanciato la manifestazione del 24 è proprio questa: che oggi in Italia la rappresentanza sindacale si è determinata attraverso una legittimazione burocratica sugli accordi interconfederali, parlo ovviamente del testo unico sulla rappresentanza, si è legittimata attraverso il riconoscimento solo dei sindacati che firmano gli accordi. Chiaramente bisogna far sì che si inverta questa tendenza e venga riconosciuta nelle aziende quella che è la rappresentanza diretta, ovvero sia quelli che sono i rappresentanti scelti dai lavoratori. Oggi in Italia i rappresentanti che sono riconosciuti dai lavoratori vengono eliminati. Questo è un caso ovviamente che non tocca solo me, ma tocca molti altri. Ultimamente, tra l'altro, però una situazione di questo tipo è abbastanza anomala, cioè siamo proprio di fronte all'uso dei reparti di confine, quasi siamo tornati agli anni 50. Beh, è chiaro che questo sicuramente è ciò che accade oggi, perché c'è una china soprattutto sulle multinazionali, che è questa. Nel momento in cui qualcuno prova ad alzare la testa, qualcuno prova a determinare una rappresentanza che sia anche più conflittuale, questa è la reazione delle aziende. È possibile sperare una solidarietà dei compagni di lavoro, delle strutture sindacali, anche non solo dell'USB? Ma il giorno in cui ho ricevuto la lettera di trasferimento c'è stata ovviamente una grande spinta di solidarietà, i miei colleghi hanno scioperato subito, sono usciti, hanno abbandonato il posto di lavoro e sono usciti qui a sostenermi, perché tra l'altro io mi sono incatenato per 40 ore qui davanti ai cancelli, ovviamente per protestare, per rendere pubblica la mia protesta sulla questione del riconoscimento dei diritti e delle libertà sindacali. I miei colleghi mi hanno sostenuto, ovviamente ho ricevuto moltissima solidarietà da parte di tutti, da parte di associazioni, ovviamente anche delle forze politiche cittadine con cui in questi anni, nel mio ruolo anche di funzionario sindacale, con cui mi sono rapportato. Ovviamente la solidarietà continua da questo punto di vista. C'è bisogno che ci sia ovviamente la partecipazione a quella che è la manifestazione del 24, perché fermo restando il mio caso, con caso individuale, nel senso lo sto dicendo a tutti che
per quanto mi riguarda porterò questa azienda in tribunale sulla questione dell'antisindacalità, del trasferimento illegittimo o ritorsivo, però c'è bisogno che non solo USB, ovviamente tutti si pongano a difesa di quelli che sono i diritti e le libertà sindacali, il diritto alla rappresentanza, una rappresentanza che sia libera e non condizionata dalle possibili ritorsioni delle aziende.